Non solo in televisione, anche la Riviera delle Palme è pronta per trasformare chiunque nutra passione per la recitazione, il canto ed il ballo in un vero e proprio artista, pronto a cimentarsi in una disciplina variegata come il musical. Grazie a Eugenia Braga e Paolo Clementi, direttori del Teatro delle Foglie, il successo si è rinnovato di anno in anno, lanciando una sfida rivelatasi subito vincente grazie all'idea di soddisfare un desiderio di aggregazione sempre più forte. Tanti gli iscritti all'attivo contagiati dalla febbre dello spettacolo, compresi in una fascia d'età che va dai 14 ai 50 anni, divisi a seconda del livello di preparazione e provenienti non solo da San Benedetto, ma anche da Grotta a Mare, Ascoli e dal vicino Abruzzo, tutti accomunati dalla voglia di divertirsi e tirare fuori tante energie. Il musical, oltre a un corso di teatro tradizionale, pone sempre delle novità. La novità più rilevante è quella della tap dance, cioè del tip tap, che è una disciplina piuttosto caratteristica del musical. Ha la sua tradizione in America e viene sviluppata secondo delle coreografie che poi vengono inserite in uno spettacolo. Le tipologie di corsi variano tra quello per principianti, basato soprattutto sulla formazione attraverso la recitazione, il canto e le tecniche del corpo, a quello avanzato, incentrato sullo spettacolo conclusivo di fine anno, comprendente la recitazione, la tecnica vocale individuale, la danza espressiva e l'allestimento di un musical. Per l'anno accademico 2010-2011, lo spettacolo conclusivo andrà in scena nel mese di aprile in 4 serate al Teatro Concordia e, a detta degli organizzatori, sarà un'opera originale, molto vivace e di genere fantastico.